questa pubblica piazza, acciò che l'anima di Maddalena. Il fuoco è da sempre legato all'idea di Satana, ma anche all'idea di purificazione. Proprio per questo era utilizzato come strumento di tortura e di espiazione delle colpe di chi era considerato eretico. Nella terza parte del Malleus Maleficarum, il testo usato per la caccia alle streghe, il rogo è la sentenza finale per chi non confessava le sue colpe e veniva ingiustamente dichiarato eretico. Questo testo, unico nel suo genere, contiene criteri per individuare e condannare chi si macchiava del reato di stregoneria. Il Malleus Maleficarum, o Martello delle Streghe, ha origini dalla bolla Summis Desiderantes Affectibus, emanata nel 1484 da Papa Innocenzo VIII per condannare la pratica della magia. Gli autori di questo testo, pubblicato nel 1487, sono i frati domenicani Jakob Sprenger e Heinrich Institor Kramer, inquisitori incaricati di estirpare la stregoneria dalla Germania. Il Malleus Maleficarum tende a dimostrare l'esistenza della stregoneria e dà indicazioni su come individuare, processare e condannare chi si macchia di questo reato, ma non ha alcun fondamento scientifico. Non getta sangue, più volte immerso e respinto con forza dall'acqua, possiamo con certezza affermare la sua commistione col demonio. È diviso in tre parti e, nella terza, prevede anche il ricorso alla tortura per estorcere le confessioni ai presunti eretici durante gli interrogatori. Se durante il processo una donna non piangeva, era comunque già da considerarsi automaticamente una strega. Durante il processo è raccomandato l'uso del ferro infuocato per la rasatura dell'intero corpo delle accusate, al fine di trovare il famoso stigma diaboli, il marchio del diavolo, cioè un segno presente sul corpo dell'accusata che ne avrebbe inequivocabilmente dimostrato la colpevolezza. Una delle pratiche di tortura più diffuse era quella di gettare la presunta strega in acqua. Si pensava che l'acqua respingesse Satana, quindi se la donna galleggiava era colpevole perché l'acqua la rifiutava, se annegava era innocente. L'ordalia dell'acqua bollente consiste nel togliere un oggetto benedetto da un calderone pieno d'acqua o olio bollente. Chi riusciva a raccoglierlo provava la sua innocenza, se no era colpevole. La pulizia dell'anima consiste nel fare ingerire alla condannata acqua bollente, carbone e sapone per mondare la sua anima corrotta. Le torture devono essere fatte con cautela, senza uccidere e senza spargere sangue. Ogni volta possono protrarsi anche più di 40 ore consecutive. La prima parte del Malleus Maleficarum intende dimostrare l'esistenza della stregoneria, mentre la seconda ne analizza le forme, i poteri e i mezzi per combatterla. Si sostiene che il demonio esiste e ha il potere di fare cose strabilianti. Il trattato si sofferma indifferentemente su uomini e donne che hanno stretto un patto con il diavolo, ma è contro le donne che si concentra maggiormente l'attenzione. Il legame tra donna, sessualità e Satana non è estraneo neppure alla nostra cultura. Se si pensa a come il regista Stanley Kubrick rappresenta nel suo ultimo film Eyes Wide Shut il rituale satanico a cui partecipa l'alta borghesia newyorkese. Gli argomenti per la discriminazione delle donne sono ben evidenti nel manuale, a partire dal titolo, Maleficarum è un chiaro riferimento alla malvagità femminile. Secondo il Malleus, la castità rappresentava l'unico modo per evitare di diventare una servitrice del demonio. Le donne che non riservavano la loro intera vita alla castità erano streghe destinate alla dannazione. Per questo il loro sterminio era necessario per la salvezza dell'uomo. Le argomentazioni misogine non rappresentano una novità nell'Europa dell'epoca, anzi, sono la rappresentazione della cultura dominante, una cultura purtroppo ancora non del tutto eradicata se si pensa ai recenti casi di cronaca dove femminicidi e atti di violenza contro le donne sono all'ordine del giorno. Come abbiamo visto, la violenza è al centro della terza parte del Malleus Maleficarum. Proprio questa terza parte si propone come un vero e proprio manuale nella battaglia contro il male. Indica come istituire azioni giudiziarie, dall'arresto all'interrogatorio fino alla tortura,
All'epoca della sua presentazione ufficiale, nel 1487, il Malleus Maleficarum riscosse moltissime critiche da parte dei teologi della Santa Inquisizione, un'istituzione voluta dalla Chiesa Cattolica per perseguire streghe ed eretici. L'opera fu giudicata non etica e ricca di procedure illegali e non in linea con le dottrine cattoliche. Io confesso tutto ciò che volete. Per questo non fu mai ufficializzata dalla Chiesa, ma divenne comunque un punto di riferimento per l'Inquisizione. Fu stampata in 13 edizioni tra il 1489 e il 1520 e, per oltre due secoli, gli inquisitori cattolici e i giudici protestanti si rifecero a questo testo nelle indagini e nei processi per stregoneria. L'Inquisizione, tra il XIII e il XIX secolo, istituì numerosissimi processi, mietendo molte vittime. Tra i perseguitati dall'Inquisizione, oltre a persone comuni, troviamo molti personaggi illustri, come Giovanna d'Arco, Savonarola, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Francisco Goya. Alcuni di loro erano uomini di chiesa, scienziati. Oggi alcuni di loro sono santi o beati venerati dalla chiesa. Giovanna d'Arco, eroina della guerra dei cent'anni, difese strenuamente il suo popolo, ma la sua condizione di donna non glielo poteva permettere e fu condannata al rogo. Galileo subì un doloroso e lungo processo finché non fu costretto ad abiurare. Le sue teorie scientifiche sono alla base della scienza moderna, ma allora contrastavano con quelle della Chiesa. Goya si è scontrato con l'Inquisizione, derisa e criticata dalle sue opere irriverenti. È stata una figura scomoda ed è solo grazie alla sua notorietà che l'Inquisizione evita di procedere contro di lui. Il Malleus Maleficarum, un concentrato di sadismo, misoginia e superstizione, ha lasciato le sue tracce nel corso di 5 secoli e resta una macabra testimonianza degli orrori che gli uomini sono capaci di commettere.